cantando sotto la pioggia. Maria è una signora oltre ottantenne che passa le giornate seduta su una carrozzina, affetta da una grave demenza senile. Maria non c'è più, è venuta a mancare qualche mese fa. Quando l'abbiamo conosciuta, veniva parcheggiata nella zona periferica dello stanzone che ospita tanti altri anziani come lei. Considerata da tutti completamente assente e persa nel suo mondo, un giorno, durante una delle attività del team animazione Terza Età Polo 9, sentiamo canticchiare. Chi è? Ci voltiamo ed è lei, Maria. Immobile, sotto la sua cesta di capelli bianchi, muove la bocca, canta. La avviciniamo a noi e in quel momento nasce un legame profondo. Riusciamo pian piano ad entrare nel suo mondo, fatto sì di tanti momenti di oblio e assenza, ma anche di stimoli e piccole conversazioni. Racconta, chiede e capita anche che intervenga in modo logico e pertinente. Scopriamo che ama recitare e decantare poesie. La sua preferita? A Silvia. E anche un vocabolario vivente, se ne esce una volta sentenziando. Dicasi, pubblico ludibrio, quella persona oggetto di scherno e beffa davanti agli altri, per spiegare a loro quell'espressione letta in una storia che risultava a tutti difficile. Col tempo partecipa a tutte le attività che le proponiamo, ovviamente a suo modo. Fa l'uncinetto e se lo scambia con Gina che le sta accanto e lei crede essere sua sorella. Il figlio, quello vero, è felice di rivedere sua madre, ritrovarla serena e attiva. Siamo riusciti ad accompagnare Maria con delicatezza e amore fino alla fine del suo viaggio. Questo viaggio chiamato vita.